In questo video vedremo che cos'è una tipologia testuale, le varie tipologie testuali e soprattutto perché è importante conoscerle. Partiamo dal primo punto. Che cos'è una tipologia testuale? Molto semplicemente è una categoria generale mediante la quale è possibile classificare i testi, cioè messaggi più o meno ampi e articolati di senso compiuto. Per comodità possiamo individuare alcune tipologie testuali ricorrenti. La prima, più comune e più diffusa è il testo narrativo e anche la più antica se vogliamo. Che cos'è un testo narrativo? Testo narrativo è un testo in cui un narratore racconta una storia, cioè una serie di eventi disposti in una successione temporale e determinate dalle azioni di personaggi. Per definire la tipologia testuale, per riconoscerla, è necessario anche individuare lo scopo, perché il testo narrativo viene prodotto perché si racconta una storia e la si condivide. Qual è lo scopo primario? Lo scopo primario può essere quello di intrattenere il pubblico, i lettori, suscitare un'emozione, ma anche comunicare un messaggio importante che fa riflettere. L'articolo di cronaca è anch'esso un testo narrativo, ma a scopo informativo, strutturato secondo regole precise, le famose 5V più H, che riguardano, come abbiamo già visto, il contenuto e la forma. Qual è la differenza tra il testo narrativo comune, cioè letterario, e l'articolo di cronaca? Mentre lo scopo primario del testo narrativo è quello di comunicare un messaggio e al contempo suscitare una reazione emotiva, una forma di partecipazione, di intrattenimento, la finalità precipua, la finalità fondamentale dell'articolo di cronaca è quella di riferire fatti accaduti realmente e recenti per informare il lettore. Quindi da una parte suscitare un'emozione, destare una qualche forma di partecipazione alla storia, testo narrativo, dall'altra invece riferire una serie di fatti in maniera il più possibile oggettiva e precisa. Quindi due testi che raccontano storie, ma di natura molto diversa e con finalità molto diverse. Il testo espositivo è un testo diffusissimo e molto comune, soprattutto a scuola. Di testi espositivi abbondano i nostri manuali. Che cos'è un testo espositivo? Un testo espositivo è un testo in cui l'autore fornisce delle informazioni, o meglio, comunica delle conoscenze allo scopo di arricchire le conoscenze del destinatario. Comunica delle conoscenze su un determinato argomento o un'attività. La finalità principale è informare e fornire informazioni specifiche, dettagliate e precise su un determinato argomento.